È iniziata 5 anni fa con la costituzione del Comitato Spontaneo. Salviamo Contrada Gancia la lunga battaglia per dire no alla cementificazione di 11 ettari di terreno lungo la costa tra Riposto e Praiola. Il WWF Ionico Etneo ed il Circolo Gramsci di Riposto, insieme ad altre associazioni del territorio, diedero vita a manifestazioni di proteste e raccolta firme per opporsi all'allora amministrazione comunale decisa a vendere quell'area per fare cassa. Nell'agosto del 2009 il Comitato presentò in una conferenza pubblica un progetto per la valorizzazione di Contrada Gancia a costo zero per l'ente totalmente a carico dell'azienda forestale. A distanza di anni il Comitato, attraverso una nota, esprime oggi la propria soddisfazione per gli ultimi risvolti della vicenda. Pochi giorni fa, infatti, il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, ha compiuto un sopralluogo insieme ad uno dei dirigenti dell'azienda forestale preliminare ad un protocollo d'intesa per la riconversione di Contrada Gancia ad area naturalistica. Una vittoria del comitato che però non nasconde il proprio rammarico nei confronti del primo cittadino ripostese, reo di non essersi confrontato con il comitato e con i cittadini. Le associazioni non abbasseranno la guardia e continueranno, così dicono, a vigilare affinché i propositi si trasformino in azioni concrete.